gare qui a Ostia, sono state la fine di un piccolo ciclo di gare che ho fatto, ho gareggiato molto a Roma, questo è il 9° giorno di gare, mi sembra su 12, quindi ho fatto un bel lavoro di passo gara e spero che questo mi aiuti prima del tapering, perché adesso qualche giorno inizio a scaricare finalmente, quindi l'obiettivo chiaramente è la forma per l'appuntamento che era sempre stato il più importante della stagione, quindi gli europei a casa. Diciamo che ho mantenuto sempre lo stesso standard, nonostante situazioni diverse, giorni diversi, quindi anche con stanchezza chiaramente del carico di lavoro. Quindi lo standard è stato sempre molto alto ed era quello che abbiamo sempre cercato durante l'anno, perché abbiamo per il mio allenatore impostato la stagione proprio in questo modo, quindi questa adesso è la fase più divertente dell'anno, in cui adesso da questo blocco di gare che veramente ho fatto magari con un pochino meno di energie, però insomma tecnicamente è sempre utile per un velocista, soprattutto confrontarsi in gara. Allora, nel mio gruppo purtroppo questo è un tasto molto dolente, esatto, perché io sto facendo, non dico finta di niente, però mi sto tenendo un po' alla fine, perché soprattutto nella giornata di oggi insomma, mi salutano come compagni di allenamento e di gare, insomma di percorso di tanti anni, delle persone con cui appunto ho condiviso tantissimo, quindi è normale che è una cosa che succede, è già successo magari negli ultimi anni, di aver salutato persone importanti nella mia carriera come Erika, che è stata compagna, insomma è anche amica per tantissimi anni, Federica, e quindi adesso ieri ha dato l'addio Christopher, però insomma gli auguro ogni bene, perché adesso è anche papà e quindi è normale che a una certa età, tra virgolette, nel nostro ambiente insomma si guardi anche fuori. Sì, Giovanni Sorriso e poi insomma vediamo, oggi ci ha salutato Laura Letrari, con cui anche con lei ho condiviso moltissimo, staffette, mondiali e tutto, quindi insomma fa parte dello sport, però li saluto tanto, auguriamo un bocca al lupo a tutti.